Anno di organizzazione con tutto il mio team che ringrazio, è un grande sforzo anche ovviamente per la città di Torino organizzativo e siamo quindi a buon punto con l'organizzazione. Cosa sarà quinta edizione? Prima cosa, c'è uno slittamento di data leggera, andiamo all'estate, 19-23 giugno. Statisticamente speriamo di prendere un po' meno acqua perché gli ombrelli li abbiamo un po' sempre aperti in tutte queste edizioni. Ma soprattutto le scuole sono chiuse, siamo già in estate, quindi ci aspettiamo, insomma, dai nostri dati, i nostri esperti statistici, un 30% di affluenza in più, perché la chiusura delle scuole e 2 settimane di spostamento incideranno. Ce l'hanno chiesto in molti e quindi li abbiamo accontentati. Ovviamente contemporaneamente cosa è successo? Anche Goodwood si è spostata, perché ovviamente scegliere le date nel mondo automobilistico è molto molto difficile, bisogna avere un estremo rispetto per quelle che sono le manifestazioni già esistenti, vedi Mille Miglia, vedi Villa d'Este, vedi Salone di Ginevra, Parigi, Francoforte, quindi mettersi in un calendario di eventi già consolidato è molto difficile. C'era l'opportunità di andare un po' più in là proprio dovuto al fatto che Goodwood, che segue il Gran Premio di Formula 1 di Silverstone, si è spostata a luglio, come voi sapete, e quindi l'abbiamo colta subito e ci siamo spostati di 2 settimane. Tutto il resto invece rimane uguale, cosa soprattutto? Riconfermiamo l'entrata gratuita. Ci crediamo tantissimo in questo concetto nuovo di evento, perché forse siamo stati sicuramente il primo salone totalmente gratuito per il pubblico. Gratuito e aperto fino alle 24. Quindi 19-23 giugno, dalle 10 alle 24, ingresso gratuito, poi sempre tramite registrazione elettronica nel sito, ma quello è un modo anche un po' per conoscere chi viene a Parco Valentino, darvi poi a voi, a tutta la stampa di settore, alle case automobilistiche, i dati, perché siamo in grado di, abbiamo iniziato l'anno scorso, di sapere tutto di questi visitatori, da dove vengono, quanti anni hanno, che macchine hanno, come vedono il futuro, la mobilità, come vedono l'elettrico. Quindi se provate poi anche voi, appena sarà disponibile, a fare l'iscrizione gratuita, vedrete che cosa stiamo chiedendo ed è molto indicativo per sapere poi dei dati che poi verranno messi a disposizione di tutta l'industria automobilistica, insomma, che ci possa dare anche una fotografia del quadro di quello che è, insomma, il pensiero del pubblico. E questi dati ci hanno detto che l'anno scorso circa 700.000 visitatori con provenienza da tutta Italia, 102 province toccate, circa direi 60% area Piemonte, ma 40% area tutta Italia, quindi stiamo parlando di circa 300.000 persone che provenivano da tutta Italia. E quest'anno faremo sempre l'accordo con Trenitalia, che è stato fondamentale anche per agevolare chi viene magari in treno da lontano, perché ha il 30% di sconto sulla tariffa, abbinato al fatto che poi è gratuito l'evento, sicuramente con un buon incentivo per venire a Torino e magari passare qualche giorno, una bella città e soprattutto tanta tanta automobile. Come sarà la quinta edizione? Allora, per le case automobilistiche, ecco la medesima, diciamo, esposizione, ovvero anche qua abbiamo lanciato quello che è un format, quello che sono delle regole, ovvero dei tetti quasi, dei tetti di investimento, perché il massimo dei moduli consente un'esposizione di 4-5 vetture. Lo ripetiamo perché Parco Valentino vuole essere appunto un punto d'incontro, un momento d'incontro dove si vedono magari le ultime novità oppure si coglie quello spazio per raccontare la storia, il motorsport, il classico. Ovviamente c'è un'interpretazione libera da parte delle case, però con una passeggiata, che può prendere un'ora si vedono praticamente le 40 case automobilistiche circa che erano presenti l'anno scorso, con una passeggiata nel parco. Dicevo prima, molto importante l'aspetto gratuito perché abbiamo anche, all'interno di questo pubblico, del pubblico magari che non ha tutto questo interesse, come ad esempio tutti quelli in sala oggi, ma proprio dobbiamo sempre lavorare da lì, quindi riuscire a mettere la passione in quelli che magari non hanno la nostra stessa passione, non condividono ancora la nostra stessa passione. Da qua ecco l'importanza dell'ingresso gratuito, l'importanza di essere in un parco, come il Parco di Valentino, che è in pieno centro a Torino. Che io ricordo sempre, ha valenza sportiva in quanto dal 35 al 55 in quei viali dove passeggia il pubblico, dove le case automobilistiche mettono le loro vetture, si correva l'antico Gran Premio del Valentino, che era valevole anche per un'edizione come Formula 1, e Fangio, Volari, Ascari, Villoresi hanno corso in quelle strade.
l'ultimo vincitore è stato Ascari con la Lancia D50 che poi ha dato vita alla storia Ferrari. Quinta edizione, allora, siamo già in contatto con tutte le case automobilistiche, direi piuttosto avanzato. Qualcuno di voi nelle pre-interviste mi ha chiesto ci saranno anniversari, ci sarà qualcosa di speciale. Allora, stiamo lavorando ovviamente, non diciamo ancora i nomi, però da questa mostra automobilistica che appunto porta evidenza l'anno di fondazione sulla vostra sinistra delle varie case automobilistiche, potete vedere che l'anno scorso quelle che finivano con l'8, Porsche 1948, Lotus 1948, abbiamo appunto festeggiato Porsche 70 anni con un grande evento per 5 giorni, tra l'altro Porsche nasceva l'8 giugno, quindi durante il salone del 1948, l'anno prima 47 Ferrari, abbiamo celebrato i 70 anni Ferrari. Adesso consiglio che do, perché non posso fare i nomi, però se guardate le case automobilistiche che finiscono con il 9 sono quelle che sono sotto anniversario, quindi dalle quali magari è bello pensare che ci regaleranno forse un qualcosa in più o che celebreranno a Parco Valentino come da tradizione il loro compleanno. Qual è la novità grossa dell'evento? L'anno scorso abbiamo fatto quella che era la prima edizione della Supercar Night Parade, ovvero nella giornata inaugurale che quest'anno è il mercoledì 19 giugno, ripetiamo quella che è la seconda edizione della Supercar Night Parade, che è una parata che facciamo la sera, quindi dopo aver inaugurato taglio del nastro, giornata stampa, e poi avete anche un calendario nella cartella stampa, quindi siamo già in grado di darvi un primo calendario per almeno segnare le date e i momenti importanti. Dopo quindi l'inaugurazione, dopo il Car Design Award con Auto Design, come parla Silvia Baruffaldi, dopo quindi inaugurazione e celebrazione ancora del design, abbiamo questa parata. Questa parata è molto significativa per noi perché creiamo un circuito a Torino, ed è un vero quindi salone diffuso, passiamo di nuovo per le vie belle di Torino, via Roma, piazza Castello, piazza San Carlo, via Po, piazza Vittorio Veneto, quest'anno aggiungiamo anche un po' la collina e sfidiamo con chi? Allora, con i primi collezionisti privati, quelli che già dal mercoledì raggiungeranno Torino, stiamo parlando di 200-300 vetture molto importanti, le abbiamo viste l'anno scorso, e vi posso dire che come abbiamo già 50% di iscrizioni in più, quindi Terry Club svizzeri, tedeschi che si sono già iscritti, hanno già prenotato le camere, ci hanno già comunicato l'elenco delle vetture, sono davvero splendide, queste le inizieremo a comunicare a brevissimo, parliamo delle più importanti supercar, ma a parte i collezionisti privati abbiamo l'anno scorso quasi per gioco coinvolto le case automobilistiche per dire, e i presidenti proprio in particolare, e per dire quasi come gioco, bene, voi siete presidenti di grandi case automobilistiche, allora sfilate, anzi mettetevi alla testa di questa sfilata che poi raccoglie un po' tutti gli appassionati d'auto con le loro vetture, magari anche importanti auto classiche, auto sportive, motorsport, un po' tutte le categorie. Direi che l'invito era stato molto bene accolto perché avevamo circa una quindicina di presidenti, oltre ad avere il piacere magari di vedere sfilare tutta la famiglia Giugiaro con un prototipo, la famiglia Stola che è qui che saluto con i loro vari prototipi, Paolo Pininfarina, quindi davvero prototipi marcianti magari visti un anno in qualche edizione dei saloni un po' in tutto il mondo, rivederli tutti insieme guidati dalle famiglie e dai progettisti è veramente una grande emozione. Vedo anche qua Suzuki Italia, c'era il presidente di Suzuki, ma tantissimi altri presidenti, e quello è stato un bel esempio che quindi ripeteremo quest'anno, con in più ecco la creazione di un circuito cittadino e con in più un bel giro in collina perché ce l'hanno chiesto i presidenti di fare anche magari una parte un po' più guidata, e sarà un'occasione per appunto vedere da parte delle case automobilistiche una sorta di salone dinamico, ovvero una presentazione magari dinamica delle ultime novità, oppure qualcun altro l'ha interpretata come magari una sfilata con uno dei modelli più iconici e rappresentativi della loro storia, o altri con magari un modello vincente del motorsport, quindi può essere ecco, quella libera interpretazione. Poi ci siete voi, almeno gran parte dei presenti in sala, i giornalisti, perché già l'anno scorso abbiamo avuto diverse insomma, partecipazioni da parte della stampa, di nuovo con autovetture classiche, sportive o comunque iconiche, rappresentative un po' di quella che è la storia dell'automobile che vediamo oggi qua.
Quindi l'invito per tutti è di poi cercarsi una bella autovettura per partecipare il 19 giugno alla Supercar Night Parade, e poi l'ultimo slot era quello appunto dei privati collezionisti che sono provenienti veramente da tutta Italia e da tutta Europa. Ricordo l'anno scorso, tanto per chi non c'era o non si ricorda, avevamo 25 BMW 8, gran parte provenienti dagli inglesi perché avevano la guida destra, ma anche dalla Norvegia, dalla Finlandia, insomma tutti dal nord Europa. Sono rimasti 3-4 giorni a Torino, e quindi una grande festa ormai che sta coinvolgendo tutti i più grandi collezionisti europei. Questa sarà ripetuta, aggiungeremo un giro appunto anche in collina, e poi saranno premiati anche, un'altra novità di quest'anno, i grandissimi collezionisti. Qui stiamo parlando di un pubblico davvero raro, ma i grandi collezionisti che anche incontriamo, anch'io sono, come sapete, solito un po' partecipare a tutti gli eventi, ogni weekend insomma sono a cercare come grandi appassionati la pista, l'evento eccetera, quindi quelli che siamo soliti incontrare anche col mio team ai vari eventi, quindi quelli che hanno grandi collezioni e le usano ai vari eventi, ecco, saranno invitati a venire a Parco Valentino, saranno premiati e ovviamente ci regaleranno una parte anche come visibilità, come esposizione e poi come sfilata della loro collezione. Quindi le parti dinamiche sono quelle che costituiscono il nostro salone diffuso, ma è un salone diffuso dinamico, quindi non solo statico inteso come presenza di vetture nelle piazze, cosa che rifaremo, perché diversi club, come è stato l'anno scorso, di fatto avevamo quasi una città divisa per brand, avevamo le Porsche in una piazza, le Ferrari in un'altra, le Maserati Alfa Romeo ancora in un'altra, le auto classiche, poi c'erano gli anniversari, quindi le Lotus, la 500, le Mazda da una parte, la sfilata Suzuki, insomma tantissime cose. Sarà di nuovo così, quindi le case automobilistiche o i club saranno messi in tutta la città. Ma poi questo circuito sarà quello che riunirà un po' tutte le varie attività, appunto per poi farle vedere in modalità dinamica. Siamo a mercoledì, giovedì e venerdì il salone sarà aperto dalle 10 alle 24, per il pubblico ecco, diciamo che partiamo ufficialmente mercoledì alle ore 2, quindi la mattina è istituzioni e solo giornata stampa. Poi dal mercoledì pomeriggio, quindi giovedì e venerdì, apertura 10-24, sabato e domenica sono di nuovo due giornate importanti perché sono di nuovo molto molto dinamiche. Qua ripeto, tanti club, tanti autosportivi stanno già insomma confermando la partecipazione. Vedremo sfilare in tutto circa 1000-1500 vetture speciali su Torino. E domenica, ecco, due parole in particolare su quello che è il Gran Premio Parco Valentino, che è riconfermato, qua siamo alla quinta edizione perché l'abbiamo fatte tutte, tutti gli anni. Partiremo alle 10 della mattina da Piazza Castello e Piazza San Carlo, con la stessa modalità. Piazza San Carlo sarà la nostra vetrina di tutte quelle che sono le nuove tecnologie, quindi Focus auto elettriche, auto a guida autonoma o dinamiche. Questo è il terzo anno che facciamo, molto importante perché devo dire, notiamo una crescita lenta, lasciamoci dire, non ovviamente non a doppia cifra, di prodotto immesso da parte dalle case, però adesso la notiamo, insomma se prendiamo un gruppo un po' più allargato, magari non 100% elettriche, ma se prendiamo auto ibride, elettriche, quindi anche poi in modalità guida autonoma, nelle diversi step e livelli, devo dire che Piazza San Carlo si sta sempre più ingrandendo. Sarà la nostra, quindi il nostro osservatorio, diciamo, del futuro. In Piazza Castello le altre macchine, diciamo, tradizionali. Partenza alle 10, faremo anche qua il giro fino a Superga come lo scorso anno, per finire alla Reggia di Venaria. Mi fanno segni dalla regia che abbiamo finito il tempo. Quindi questo in breve, ecco, quello che sarà Parco Valentino. Vi aspettiamo tutti, 19 giugno in modo particolare, ecco, so che molti, ecco, un aneddoto, ho visto prima Guido Costantini al volante, un aneddoto lo racconto. L'anno scorso è stato bellissimo a Supercar Night Parade, avevamo nella stessa macchina il direttore di Quattro Ruote e il direttore di Al Volante, quindi due tra le più importanti riviste, nella stessa vettura. Non ho capito i problemi tecnici, però mi ha ricordato la scena di Mansell che prende Senna, dopo che grande Senna per motivi era rimasto a piedi, viene caricato da Mansell, e niente, è il nostro spirito, quindi che ciascuno di voi, anche a seconda magari di
quello che può essere stato il suo percorso professionale, della marca che sente più vicino, partecipa attivamente alla sfilata, alla Supercarnival Parade, appunto raccontando la sua storia con una macchina con cui ha piacere di sfilare, perché è l'esempio che vogliamo dare, vogliamo proprio mettere le nostre facce, metterci nel campo e condividere la passione appunto con il grande pubblico, perché sentiamo che c'è assolutamente bisogno di continuare a parlare di automobile in tutte le sue sfaccettature. Che sono, vedo Franco Lista davanti a me, che sono il motorsport, ma possono essere il futuro, possono essere la macchina per i neopatentati, parlavamo prima con Suzuki, tutte quelle che sono praticamente le sfaccettature di questo fantastico mondo dell'automobile, cerchiamo di rappresentarle in maniera semplice. Quindi, appuntamento 19 giugno 2019 per la quinta edizione, grazie a tutti per la partecipazione. Ogni settimana devo scegliere fra i 3-4 eventi, come veramente gran parte degli appassionati. Vedo Monica qua, secondino, che gira ogni settimana, anche penso tu stesso Franco. Sai benissimo che un appassionato insomma, ogni settimana può scegliere. Dicevo prima, sul progetto di Modena è in contemporanea con la Mille Miglia, che è un altro grandissimo evento. Noi non siamo in contemporanea con nessun grande evento, ci siamo anche smarcati, fra virgolette, dalla 24 ore di Le Mans. Quindi penso che in quel weekend, 19-23 giugno, non ci siano altri eventi importanti. Questo è importante, è già importante. Poi sto parlando per il lato pubblico. Allora, il lato pubblico non ha, diciamo, alternative, diciamo, grosse come eventi. C'è il Gran Premio di Francia, mi sembra, di Formula 1. E siamo dopo Le Mans, questo è anche importante, ci sono comunque importanti case che ancora sono lì, anche voi stessi, voi giornalisti. Le formule sono diverse, invece lato case automobilistiche le formule sono completamente diverse. Noi abbiamo questa modalità all'aperto, con ingresso gratuito, con circa 700.000 visitatori, e questa è la parte, penso, che può interessare alle case, ovvero incontrare questo tipo di pubblico giovane. L'altro progetto non lo conosco, però è un progetto al chiuso, almeno come dispositivo, quindi rientra un po' in tutto quello che sono gli eventi tradizionali, come sono sempre stati da 100 anni a questa parte. E il nostro, appunto, questa nuova formula innovativa, all'aperto, gratuita, quindi rimangono così come era il Motor Show, una cosa completamente diversa. Anche questo nuovo progetto di Modena rimane una cosa completamente diversa, quindi direi che non si sovrappone. Sulla seconda domanda, se le attività dinamiche distolgono in parte, forse sì, magari in parte distolgono, però portano sempre quegli attori, dicevo prima, i grandi collezionisti, che veicolano poi la vera passione, perché i giovani, le persone non interessate, che a noi piacciono tantissimo l'automobile, è come se cercassimo di riconvertirle, quindi sono nostri partner nella, chiamiamola, riconversione, che può anche essere un maggiore interesse. Oggi compri la Gazzetta dello Sport e vedi calcio per le prime 40 pagine e poi la 41esima proprio deve succedere il sorpasso della vita tra la Vettel e Hamilton per parlare di automobile. Noi quindi accogliamo tutto quello che parla di automobile, ovviamente, hai detto bene, facendo molta attenzione a non distogliere anche l'attenzione dal parco Valentino, dove ci sono le esposizioni. Siamo nel centro, anche molte delle attività dinamiche partiranno comunque dalla zona centrale, arriveranno nella zona centrale. La Supercarnival Parade, che ho annunciato prima, parte da dentro il Castello del Valentino e ritorna dentro il Castello del Valentino, quindi direi che non distoglie, anzi, col gran finale ritorniamo lì. Poi siamo sempre attenti ovviamente a miglioramenti, a spunti che tutti voi ci date, e quindi ci auguriamo, ecco, che sia sempre, sempre più ricca. Però abbiamo segnali positivi che ci fanno ben sperare, ecco, per una quinta edizione ancora più ricca per tutto, numero di case, numero di visitatori e anche parte dinamica. Grande avvenimento appunto per Senna, per i 25 anni ormai sono già passati, sì, dal 94, e quindi sta un'edizione ancora più ricca, e lì io ero con la mia dall'area stradale, ci siamo divertiti, abbiamo parlato, e sicuramente anche sono due degli eventi, uno ad aprile e l'altro a giugno. Il Minardi Day è un taglio assolutamente fino al primo maggio, poi, perché giustamente sono le ultime date di aprile, compreso il primo maggio, che a me è la data, poi l'anniversario della scomparsa di Senna, e quindi sono due mondi complementari, quindi sì, faremo delle cose insieme, quindi una delegazione di Parco Valentino sarà presente al Minardi Day con le nostre vetture, insomma con la nostra passione, e sicuramente poi vedremo di portare a Torino, anche in quel circuito che ho detto prima,
vedere sfilare qualche macchina Formula, e quindi sì, ci sarà anche un po' di motorsport, e sì, quindi aspettatevi anche un po' di rombo di motore, un po' di celebrazione di quella che è appunto poi la storia motoristica, ecco, importante per l'Italia. Poi adesso abbiamo un pilota italiano finalmente in Formula 1 dal 2019, Barbara, no? È già un primo passo avanti per, ecco, dicevo prima, forse non pagina 40 l'automobilismo, magari provare ad arrivare a 30, no? Magari un po' prima della Serie C, ecco, quindi speriamo che l'automobilismo cresca, e quella è un po' la regola, no? Che se c'è comunque un personaggio italiano, magari se ne parla un po' di più, se se ne parla di automobile, almeno noi appassionati siamo tutti molto contenti. Grazie. Ciao, Luca, grazie. Ciao.